Il Comodoro è nata nel 58 da una famiglia di artigiani che per quattro generazioni facevano restauratori, decoratori, quindi diciamo tutto quello che serviva per prodursi, autoprodursi pitture, colori, vernici. Siccome purtroppo ci sono state delle malattie professionali, la prima appunto ha colpito mio nonno nel 63 e poi mio padre 30 anni dopo, ho fatto delle ricerche e abbiamo iniziato quindi nei primi anni 90 a fare una riconversione, ovviamente modificando un po' certe materie prime, cercando le più reperibili in zona. Mi si è fatta molta ricerca su vecchi libri, su antiche ricette e da lì si sono guardati, trovati i vecchi componenti che venivano utilizzati. Non dobbiamo pensare chissà quanto tempo fa, prima della seconda guerra mondiale, quindi negli anni 40-30, andando indietro, materiali che si utilizzavano prima dell'avvento della petrolchimica. Utilizzando i pigmenti vegetali, che sono gli unici pigmenti rinnovabili, o le terre, che sono quelle della tradizione, abbiamo degli effetti cromatici assolutamente, oggettivamente di trasparenza, perché l'indice di rifrazione è più basso, la luce viene riflessa perfettamente e quindi viene fuori il bello. E quindi le ricette dell'artigiano, e con la tecnologia moderna, con il nostro studio, con i nostri brevetti, ricerche, abbiamo trovato un sistema per mantenere questi prodotti, quindi per conservarli e per quindi renderli vendibili, quindi non un prodotto che si fa e si usa immediatamente, ma un prodotto che può essere anche stoccato e immesso nel mercato. È stata premiata in particolare per un prodotto nuovo, che è una pittura in polvere, perché questa pittura in polvere è interessante perché non si porta in giro l'acqua e non si porta in giro i siepi di plastica, quindi oltre che naturale è sicuramente ecologico. Qui abbiamo sia un pastorizzatore che un omogenizzatore. Il perché? Perché nella composizione dei nostri materiali utilizziamo il latte e l'uovo, materie agricole che andrebbero perse, diciamo scadute, e le utilizziamo ripastorizzandole, ritrattandole, utilizzando il nostro know-how, utilizzando oli essenziali, utilizzando sali, per far sì che diventino dei leganti per le nostre finiture. Questo è l'olio di lino cotto, un olio che viene da sempre utilizzato nell'edilizia, in particolar modo per la protezione del legno, e il prodotto che è più anomalo ma in ottima efficacia è l'altro a fianco, quest'altra cisterna, che è il limone, in sostanza è un terpene d'arancio, ossia il distillato con le scorze di agrumi. Questo distillato viene utilizzato come solvente. Materiali più volatili, più tossici, sono stati sostituiti con materiali che derivano proprio dalla natura. E si rispettano i dipendenti, i clienti, i fornitori, l'ambiente, ma anche il territorio, quindi territorio anche con degli aspetti culturali. Qui c'è una riscoperta di alcuni pigmenti anche storici della regione, per esempio il guado, che è un pigmento che veniva utilizzato sin dall'antichità, utilizzato ad esempio dal Piero della Francesca nei suoi dipinti, e poi abbandonato prima per la scoperta dell'India, quindi dell'Indaco, e poi, ahimè, per la scoperta del petrolio e di tutti i pigmenti di origine.